Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Cazzo, incredibile. La vediamo. Cioè, sei circondato. Quello lì non è stato segnato perché però è sempre pieno di erba, dall'altra parte pieno di erba. C'è erba da tutte le parti. Io passo delle giornate intere a togliere erba. Lui è testimone, tutti i giorni, cinque, no, tu sei testimone, 4-5 di questi giorni. Non mi è venuto mai assai idea, venire a Roma a fare una gara. Guarda, no, io lo trovo positivo il fatto di avere la possibilità di vedere la natura. In città non è così semplice ormai, qui in Falchera tutto sommato. Non è che tutto riesca alla perfezione, però quando qualcosa ti va bene, la soddisfazione di vederla crescere, no? Soddisfazione anche per quanto riguarda i meloni, di così è la prima volta che li metto, però è una bella soddisfazione. Se vieni tutti i giorni 2 ore e mezza si fa già, sì. Anche perché una volta fatti i solchi il resto viene da solo, anche solo per innaffiare metti il tubo dentro il solco, è abbastanza semplice. E comunque io anche se diciamo da una parte è faticoso, però è anche divertente, io mi passo il tempo veramente sereno. Io mi passo la metà della mattinata qui, ma con una tranquillità, cosa che avrei bisogno, ognuno di noi avrebbe bisogno. Ma anche da bambino avevo già, nel cortile avevo già fatto un filare di un po' di tutto, mettevo addirittura piante da frutta, sperando che poi da grande mi sono trasferito in Piemonte. Ah, ecco, questo dov'era? In Sardegna. Eravamo in quel periodo lì, eravamo a Mara Calagonis, vicino a Quarto Sant'Elena. È un po' all'interno, verso l'interno, ma neanche tanto. La terra è abbastanza fertile. Logicamente c'è il problema dell'acqua, che è un pochino più difficile da trovare. Mia nipote è già venuta un paio di volte. Non viene spesso, purché abita lì a 2 passi, ma non è che venga tutti i giorni. Però a me fa piacere che impari qualcosa, sì. Che veda qualcosa di naturale. E qui ho sentito dire addirittura che qualcuno è contro questa faccenda degli orti urbani. Non è d'accordo. Lo ritengono una cosa negativa. Ma degli abitanti o qualcuno? No, politici. E perché? Perché loro hanno tutto un ragionamento diverso da quello che abbiamo noi. Loro hanno una visuale del mondo futuro, quello che non vorrei io. Allora, è tutta una cosa, secondo me, combinata per avere un mondo diverso domani. Non so che tipo di mondo sarà. Secondo me vogliono globalizzare tutti, tutti saremmo una specie di alieni, no? Tutti, ognuno senza nessun... Beh, i sardi come fanno a globalizzare i sardi? infatti uno. No, infatti la mia paura è quella. Perché per un sardo è ancora più difficile, è un popolo che forse ha proprio
a causa dell'isolamento ha avuto tutta un'evoluzione diversa, anche storicamente. È vero che è stata invasa da tutti. La Sardegna veramente, a partire dai Fenici, tutti quanti sono stati. E anche la bandiera a quattro mori, probabilmente non sono tutti concordi, però pare che sia gli aragonesi hanno mandato via, per difendere la Sardegna, hanno mandato via i quattro re mori che volevano occuparla, no? E pare che da allora abbiano fatto, ma non è sicuro neanche quello. Ci sono varie versioni per la nascita di questi quattro mori. Che io quando ero piccolo mi ricordo che i quattro mori erano bendati. Adesso invece, se guardi, hanno la bandana. Sì, è diverso. Ancora qualche parte ogni tanto lo vedi ancora. Infatti i quattro mori bendati era concorde con la storia, con la leggenda dei quattro mori mandati via, bendati, perché come segno di non trovare più la strada di ritorno. Arrivano gli ortolani. Un templo in casa mia e solitudine non mi distrae in Perù.